Questo è il video numero 3 del corso di doratura realizzato dalla Rinaldin. Il corso completo è costituito da 11 video più un video introduttivo. Esiste un prodotto alternativo in sostituzione dell'impasto di gesso con colla di coniglio. È il bolo acrilico all'acqua bianco, che viene chiamato anche fondo gesso e che è già pronto per l'uso. È un preparato a base di acqua, realizzato esclusivamente con gesso e resina acrilica pura. Ho travasato in un vasetto la quantità di bolo bianco che mi serve. Comincio a stendere il bolo sulla cornice. Per l'applicazione del bolo acrilico bianco è consigliabile usare queste pennellesse fornite dalla Rinaldin. Da notare che la ghiera dei pennelli non è di metallo per evitare che l'ossidazione del metallo formi bollicine nel gesso che sarebbero visibili dopo l'applicazione della foglia. Una serie di pennelli più professionali per l'applicazione del bolo acrilico sarebbe questa. Se il bolo acrilico non è sufficientemente fluido, va riscaldato a bagnomaria. L'applicazione alla cornice va fatta con le stesse regole che abbiamo visto per il gesso tradizionale. Il bolo acrilico all'acqua bianco va bene sia per la doratura a guazzo che per la doratura a missione. Risulta particolarmente pratico quando si devono fare dei piccoli lavori. L'impasto tradizionale di gesso e colla di coniglio, invece, rimane conveniente se viene preparato in grosse quantità. È consigliabile dare più mani come per il gesso tradizionale. Tra una mano e l'altra bisogna aspettare che il bolo si sia asciugato. Alla fine va levigato come il gesso tradizionale. Oltre al bolo acrilico bianco, esiste anche il bolo acrilico colorato pronto all'uso. Il bolo acrilico colorato è disponibile nei colori rosso, giallo e nero. Ora applico il bolo acrilico rosso. Il bolo acrilico colorato non va bene per la doratura a guazzo, ma solamente per la doratura a missione. È consigliabile dare due mani. Tra una mano e l'altra deve asciugarsi. Quando il bolo è asciugato, si può carteggiare con carta vetrata o con una spugnetta abrasiva. La Rinaldin fornisce il bolo colorato nei colori rosso, giallo e nero. Ogni colore è disponibile nella confezione di 150 e 1000 ml. Dopo aver applicato il bolo acrilico colorato, bisogna stendere la missione ad alcol. È una missione a base di resina acrilica che si asciuga in circa mezz'ora. La missione ad alcol è indicata anche per l'applicazione su materiali idrorepellenti come vetro, plastica e metalli. Per stendere la missione ad alcol è consigliabile un tampone di cotone rivestito da una calza di nylon. La Rinaldin fornisce queste confezioni di missione ad alcol. Troverete tutti i prodotti per la doratura nel sito www.rinaldin.it.